Goggio ha parlato di una visione, diciamo così, un po' non classica della matematica. Siamo abituati anzitutto a studiare la matematica a scuola e non tutti l'amano, e poi soprattutto a pensare che la matematica sia il linguaggio della fisica, forse della chimica, ma poi basta. Invece in realtà, soprattutto negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo, la matematica anzitutto si è molto differenziata e quindi è diventata un insieme di dialetti differenti, di discipline diverse, e queste discipline poi si applicano nei modi più strani e anche più impensati a parti del sapere che non sono appunto quelle classiche, la biologia, l'informatica soprattutto, che sono le due grandi fonti di ispirazione della matematica oggi. Quindi anzitutto bisognerebbe non aver paura della matematica, poi sapere che anche se si fanno altre cose, poi in realtà quello è uno strumento che può permettere di vedere discipline diverse sotto una luce scientifica, diciamo così. E poi naturalmente questo amplia anche gli orizzonti di coloro, in particolare gli studenti che oggi cominciano il dottorato, quelli che lo stanno portando avanti, e non solo loro, anche quelli che fanno naturalmente la laurea, breve o lunga che sia, cioè cercare di dare contributo proprio, no, allo sviluppo di questi nuovi dialetti della matematica. A volte sono cose, le ispirazioni vengono, come ho fatto vedere nella conferenza, dalle cose più strane, dai fiocchi di neve, dagli stormi di uccelli, no, e così via, no? Le cose quotidiane, no, che poi diventano appunto parte da una parte del sapere comune, dall'altra parte addirittura della matematica. Quindi auguri a coloro che cominciano il loro percorso, e soprattutto non tenete fuori cose che a prima vista possono essere lontane dal vostro campo, perché poi in realtà alla fine tutto si usa e tutto viene sviluppato da persone anche con background differenti, no? Come diceva John Lennon, no? Living is easy with eyes closed, no? Però in realtà è facile, ma naturalmente non si vede nulla, no? Cioè, tenendo invece gli occhi aperti ovviamente, no, si riescono a volte a cogliere cose che magari ci passano vicine e che non ci accorgiamo di vedere, no?